Ah, il repaint. Quest'oggi andiamo a dare un'occhiata al repaint di Lambor, ovvero Sideswipe per la versione americana. In Italia lo conosciamo come Freccia. Compare per la prima volta nel numero 3 di Transformers dell'edizione Marvel. E lo vediamo proprio qua. Diamo uno sguardo veloce al packaging, comparato però con la versione 2012. Questo è il fronte. Si differenziano per la posizione, grosso modo. Il retro è pressoché identico, cambiano solamente le foto. Sopra è preciso. Sul lato abbiamo l'alt mode, sull'altro lato il robot mode, le avvertenze e il logo Lamborghini per la licenza. Direi che possiamo tirarlo fuori dal packaging e vedere com'è questo repaint. Che dire, è stato annunciato l'anno scorso a giugno 2017. A dire il vero non lo attendevo più di tanto, però ho colto l'occasione perché io ho la versione knock-off e quindi mi è sembrata una buona scusa per acquistarlo. Il colore è un rosso brillante, mi piace molto. Anche il colore dei vetri, come per Alert, abbiamo delle accuratezze, dei dettagli che sono più vicini all'anime che al Toys. Notare che il logo degli Autobot è quello che troviamo nella serie anni 80, non è quello ridisegnato. Ed ecco qui una comparazione con la versione anni 80 e l'NK. Ringrazio tantissimo il mio amico Iron Jack per avermi prestato le due versioni che io non posseggo. Thank you. Accessori. Come per Alert, vengono eliminate praticamente tutte le parti argentate e vengono aggiunti i colori piatti. Tinte piatte oppure con un leggero flake sopra. Abbiamo una pletora di pile driver come accessori, abbiamo quelli quadrati, quelli grigi piccolini e quelli appuntiti. La trasformazione è identica a quella di Alert e la trovate giù in descrizione. Ed eccolo qua nel suo bel e famoso robot mode. Lo so, a tatto e a sensazione sembra più leggerino, la sensazione che sia più cheap. Le plastiche sembrano meno pregiate, anche i dettagli sembrano meno definiti, poi è solo una sensazione questa. Bisogna dire che comunque i segni delle sfru si vedono dappertutto. Il bianco sul viso sicuramente accentua di più i dettagli, l'argento tende un po' a mischiare, a rendere tutto molto più confuso. C'è una cosa che non capisco però, perché hanno utilizzato un bianco lucido per il cannone, per le gambe e per il torso e un bianco perlato per le braccia e per i dettagli sui piedi e sul ginocchio? Non lo so, non lo capisco. Bisogna comunque ammettere che è un repaint, ma un design che comunque sta invecchiando molto bene. Ed eccolo qua in comparazione con la versione 2012 e qua una comparazione con la versione vintage, l'NK e la versione decoy. Sempre gentilmente prestata dal grande Iron Jack. Thank you. In conclusione, è un repaint secondo me che ha senso solo se non avete l'MP12 o se siete dei completisti. Io l'ho preso perché la mia versione è il che io ho e volevo avere l'originale e visto il prezzo ho detto perché no. Bisogna comunque ammettere che la colorazione, anche se di poco, gli dà un valore aggiunto. Non è così accentuata come negli altri repaint, però insomma gli dà sempre quel qualcosina in più. Detto questo, grazie per essere restati, ci vediamo al prossimo video.